Che io e Basma faremo le nuove tate. Sei buone mani, non vi preoccupate. Saremo le nuove, nuove tate tatine di Tiago. Questo bellissimo di paura, credetemi. Allora. Riso, riso, riso. Guarda questo, sei curioso? Guardi la mamma, però sta lavorando. La mamma sta lavorando, eh? La mamma sta facendo i TikTok, eh? Ti fate sentire i pannolini. I pannolini la mamma ti compra. È un lavoro duro, eh? Però qualcuno deve curvarlo, non lo so. Basta, ho comprato i pannolini per oggi. Stavamo scherzando, Tiago. Tiago, basta. Mi ci tira di petto. Sto ridendo! Comunque, noi due come tante, secondo me, ti prego, amo, ti giuro. Buonasera, quando ho tenuto il piano io là quando cresce siamo super straaffidabili. Allora adesso lo faccio volare, tu prendi. manina adesso ti vomita in faccia come se volesse dormire. Se lo porto in una stanza buia non è meglio? Penso di essermi follemente innamorata di questo piccolo bambino. Tra l'altro è così tranquillo, educato e dolce. Non ha pianto neanche una volta. Forse con noi. Forse perché io e Basma l'abbiamo spaventato così tanto che era senza parole. Però così strano tenere questa creaturina così delicata e aver paura magari che si possa far male. Forse solo oggi per la prima volta ho capito quanto è difficile farla mamma. È stato difficile per un'oretta e mezza / due, figurati per mesi e anni. Sofia, così giovane, è riuscita ad affrontare una cosa così grande. Però vi giuro, raga, è la cosa più bellina che esista.